Massimo Sandro. Benvenuto Ivano. Ciao, Sandro. Benvenuto a Chiari. Come stai? Bene. Tutto bene. Siamo a Chiari? Sì. Come mai siamo arrivati in questa città così carina? Ah, non lo so io come hai fatto, hai volato con questa macchina enorme. Ma tu da dove arrivi? Io ero già qui. Sei tu che arrivi da Los Angeles? Io arrivo da Los Angeles. Come no? Direttamente da lì per vedere una serata veramente speciale. Sì, centro storico, una cosa completamente nuova, meravigliosa. Arte, cultura e moda. Dove lo vedremo tutto questo? In piazza. Qui in questa bellissima villa straordinaria. Una volta che avremo preso tutte le immagini, dove le allora trasmetteremo? Attenzione, perché l'appuntamento è con Village Festival su Sky TV, canale 869. 869, mi raccomando, non mancate. Siamo qui con l'organizzatore Bruno Martinazzi, che è anche il patron di questa magnifica serata, e io vorrei che lei ci dicesse qualcosa di più. Ho visto macchine, moda, questo connubio che vabbè c'è sempre stato, ma lei come ha fatto a legarlo? Come mai questa passione? Ci vuole dire qualcosa lei? Beh, sicuramente il mio lavoro è quello della moda, lavoro nel mondo della moda. La passione per le macchine penso che quasi tutti l'abbiano e le cose belle piacciono proprio a tutti. È un connubio molto semplice da realizzare ed ormai siamo arrivati alla 13ª edizione e sta andando abbastanza bene, sempre con molti ospiti, fa molto piacere. No, vedo già che c'è anche già un sacco di gente con un sacco di interesse. Questa serata come la se l'aspetta lei? Qualcosa, ci vuole anticipare qualcosa? Ma la serata ormai è già tutta programmata perché è voluta e come è organizzata la vogliamo in quel modo qua. Sicuramente viene bene, sono sicuro che verrà bene con tutti gli ospiti che abbiamo, con tutti i personaggi, con le modelle, tutte professioniste. È una cosa che ormai siamo sicuri che possa, che deve venire bene. Allora, noi abbiamo scritto tempo fa un libro, Cosa farò da grande, che poi più in là, più anche durante il corso della serata spiegheremo qualcosina di più. E quando giriamo e facciamo delle domande, queste nostre interviste, questi viaggi che poi inseriremo nel nostro programma, chiediamo sempre all'interlocutore che cosa farà da grande, qual è il suo sogno nel cassetto che magari non si è mai realizzato, che pure magari si potrà realizzare un domani. Mi posso chiamare un po' fortunato perché quello che volevo le ho realizzate. Oggi come abbiamo la guida di 9-10 punti vendita, tutti medio-alti come moda, dunque una mezza realizzazione. Purtroppo si è inciampato in un momento difficile della moda, della crisi che si sta occupando un po' di tutti, però vedo che con la professionalità, con tutto quello, con la passione riusciamo a starci bene i piedi, dunque progetti nel futuro forse è meglio lasciar perdere, voglio fare tante vacanze. E l'importante è essere comunque sempre positivi e costruttivi. Comunque ringrazierei il signore e buona serata e divertitevi. Ivano, buonasera. Dove vuoi? Guarda, dove vuoi. Tanto io davanti buonasera, a te, davanti a te, faccio sempre brutta figura, quindi comunque mi metta, quindi non c'è problema. Saluto innanzitutto a tutti voi, che vedo che siete numerosi, e grazie. Beh, grazie a te per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Per essere qui questa sera. Tra l'altro io sono appena rientrato da Los Angeles settimana scorsa, avevo fatto un servizio fotografico, anzi vari servizi fotografici per un stilista. Poi mi sto preparando, come hai detto tu, per fare dei film. Uno, quello che faremo in imminenza, è La Vera dei Sogni, dove tra l'altro abbiamo appena coinvolto un grande attore, diciamo pochi forse lo conoscono in Italia perché è sempre vissuto un po' nell'ombra di Arnold Schwarzenegger. Lui è un italo-americano, è sardo di nascita, si è trasferito lì anni fa insieme ad Arnold. E il suo nome è Franco Columbo, probabilmente molti lo conoscono. Nasce come ex pugile, ha fatto un sacco di film, ha partecipato a Uomo d'Acciaio, Conan il Barbaro, sono tutti film un po', diciamo, d'azione. Quello è il mio genere, è quello dove io mi sto spostando. Beh, si vede. Sì, tu vorresti fare film d'azione. E quello è il mio obiettivo. Nel ruolo dell'avvocato ti vedo poco. Tra le varie cose tue che stai facendo, mi raccomando, no? Cioè, io dico, io non so quanti anni hai. Io ho 34 anni. 34 anni, hai davanti un sacco di lavoro da fare, nonostante tutto sei riuscito anche a scrivere un libro. Sì, diciamo a quattro mani comunque, non da solo. Abbiamo fatto un lavoro un annetto fa, siamo partiti proprio d'estate, e il titolo è Cosa farò da grande. Eccolo, grazie, ringraziamo. Grazie Anna. Ecco, questo è il libro scritto a quattro mani, due sono di Ivano De Cristofaro. L'altro è Sandro Lavagnani,
che è un noto produttore televisivo, tra l'altro, ha prodotto un sacco di programmi televisivi. E, vabbè, diciamo che il succo del libro è riscoprire un po' il bambino che è in noi. Questa foto è una foto fatta con un bambino senegalese, il suo nome è Mohamed. Sì. Noi lo abbiamo scoperto tempo fa, ha una storia anche un po' triste, però gli stiamo dando una mano a crescere e anche lui un giorno di poter decidere di fare cosa fare da grande. Beh, sì, io credo che la cosa più bella che possa capitare a una persona è avere la possibilità di scegliere il proprio futuro, laddove non sì, però succede molti purtroppo triste. Non sono così fortunati, quindi quando si può, noi che bene o male siamo abbastanza fortunati rispetto a loro, cerchiamo di utilizzare anche quello che riusciamo per aiutare loro. Signore e signori, Ivano De Cristoforo. Grazie. Grazie. Grazie.